L'analisi della Gazzetta dello Sport sulla stagione di Marco Arnautovic è un tema ricorrente tra i tifosi dell'Inter, soprattutto dopo l'errore cruciale commesso contro la Juventus. Il giocatore in prestito dal Bologna affronta ora un periodo decisivo, con l'Inter che si è già assicurata l'acquisto di Mehdi Taremi per giugno. Con solo 4 mesi rimasti per dimostrare il suo valore, Arnautovic è sotto pressione per fornire prestazioni costanti e convincere il club a investire su di lui. Tuttavia, se non riesce a migliorare le sue prestazioni, corre il rischio di essere venduto. La situazione di Arnautovic è ancora più complessa a causa delle condizioni di prestito e dell'obbligo di riscatto condizionato stabilite dall'Inter. Mentre il giocatore è temporaneamente in prestito dal Bologna, l'Inter attiverà la clausola di acquisto solo al raggiungimento del primo punto in campionato, a partire dal 5 febbraio 2024. Ciò significa che, nonostante le incertezze sul rendimento di Arnautovic, l'Inter si prepara a sborsare gli 8 milioni di euro pattuiti, più eventuali 2 milioni di bonus, per garantirgli la permanenza. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità Inter. Le prossime partite contro la Roma ed eventualmente la Salernitana sono di cruciale importanza per il futuro di Arnautovic nel club. La squadra si trova ad affrontare una situazione paradossale, dove si parla di cessione del giocatore ancor prima che diventi ufficialmente un giocatore dell'Inter. Dopotutto, se il club non dovesse subire sconfitte in queste partite, il trasferimento di Arnautovic diventerà definitivo, consolidando la sua permanenza in squadra. Per i tifosi dell'Inter la situazione di Arnautovic è motivo di speculazioni e dibattiti. Molti sono ansiosi di vedere il giocatore mostrare il suo vero potenziale e contribuire al successo della squadra. Tuttavia, c'è anche la comprensione della pressione su di lui e della necessità di risultati immediati per garantire la sua permanenza nel club. L'incertezza sul futuro di Arnautovic aggiunge un ulteriore livello di entusiasmo e tensione alle prossime partite dell'Inter. I tifosi sono divisi tra l'ottimismo sulle sue possibilità di eccellere e la preoccupazione sulla possibilità di una sua partenza. Al di là dell'esito, una cosa è certa: il percorso di Arnautovic all'Inter continuerà ad essere seguito con attenzione dai tifosi del club. E tu, tifoso dell'Inter, cosa pensi della situazione di Marco Arnautovic? Credi che abbia il potenziale per diventare un giocatore fondamentale della squadra o è preferibile che il club cerchi altre opzioni? Condividi la tua opinione nei commenti qui sotto. E forza Inter!